il nostro pianeta ogni tot di tempo è minacciato da una malattia o un'epidemia più o meno grave. Dovrei elencarvi almeno 10 pestilenze che hanno sopraffatto il nostro pianeta negli ultimi tempi. Come possiamo dimenticare la peste, il vaiolo, la rabbia, l'epidemia cinese, l'asiatica, il rotavirus, il morbillo, l'ebola, il dengue e alla fine l'ultima più conosciuta, la SARS. E il coronavirus? Dove possiamo posizionare il coronavirus, ovvero il Covid-19? Covid perché è il nome del virus, 19 perché è inerente all'anno 2019. Incominciamo a dire che il coronavirus, o il Covid-19 come dir si voglia, è un tipo di virus che già esisteva ed è stato scoperto negli anni 60. Però il ceppo che è stato scoperto nel 2019 ovviamente non fa parte principalmente di quella tipologia di virus, quindi automaticamente, non conoscendolo, non abbiamo dei vaccini o comunque dei farmaci adatti per combatterlo. Quindi bisogna prima di tutto rispettare queste tre regole base. Regola numero 1. Evitare di tossire, starnutire davanti ad altre persone. E, anzi, se proprio non ne possiamo fare a meno, la prima regola base è starnutire o tossire all'interno. Regola numero 2. Evitare i contatti personali. Quando salutiamo, evitiamo di baciarci o comunque di stringere la mano, quantomeno disinfettatela bene con qualche cosetta a livello di quella. La mucchina, per esempio. E poi, regola fondamentale che è stata emanata dal nostro governo: evitate di uscire di casa. O quantomeno limitate le uscite soltanto per quando dovete andare a fare la spesa o se dovete recarvi direttamente all'interno di una farmacia. Papà? La quarantena è l'unica possibilità. Deve seguire le regole. L'hashtag è facile. Io resto a casa. Fallo anche tu. Non fa ostrunz. E non dimenticate di iscrivervi al mio canale, la Ciro Buono 1984 su YouTube, e se volete seguirmi su Instagram, cirobuono_actor. A presto!